Bambino come sta? Ma... bene, sta bene, grazie. Siete venuti a farmi una visitina, commissario? Volete favorire? E stavo mangiando qualche cosa. Poi... sì, ma spiccia di pesce. Mi deve scusare, signorina. Ma io un finanziere femmina non l'avevo visto mai. Tenente Mori. Torniamo a parlare dei tuoi motoscafi, pesce. Ma quali motoscafi? Magari. Qui teniamo solo rottami. Tenente. A noi risulta che ci ha intestato un Corbelli da 70 nodi l'ora. Con quello che ci fai, ci vai a pesca? Quello? Ma quello lo fitta ai turisti. E io ci faccio un giro così, ogni tanto, per tenermi la mano. Non lo faccio più il contrabbando, tenente. Quella è roba per i giovani. Troppa concorrenza. Non sono a posto, davvero. Questo sei tu. Avanti, pesce. Sei venuto pure bene. Allora, ti riconosci? Sì. E quest'altro vicino a te, chi è? Io che ne so. Ma sarà stato uno che voleva fittare il motoscafo. Te lo ricordi il nome? L'abbiamo scattata pochi giorni fa, pesce, no l'anno scorso. Tenente, io non me lo ricordo. Il registro dei clienti? Dove lo tieni? O registro? Sì. Ma dottore mio, ma lo vedete come stiamo combinando? No, come state combinando? E come stiamo combinando, a così. Date tutto a pezzi, come sta? Va bene, pesce, ci rivediamo. Tante volte ti dovesse tornare la memoria, chissà. Sempre a disposizione. Provate che mi si freddano gli spaghetti. Vai, vai. Scusate tanto. A controllare casa sua ci pensate voi? Sì, Mancini. Ma tu sei sicuro che non vuoi nessuno? Sì, sì, è meglio. Poi vi conosco. Poi da solo mi muovo meglio. Come vuoi tu. Speriamo che pecchi. Beh, considerato che si chiama pesce, cioè... così lo dicevo per sdrammatizzare. Pesce, a bocca. Arrivederla, dottore. Mi scusi. Andiamo. Chi è? Sono io. Ah, ciao, onorevole. È saltata la tua cena? No. È che stavo pensando... Sì? Dimmi cosa stavi pensando. Che potresti venire con me. Mi fai debuttare in società. Solo se prometti di comportarti bene. Giuro, sarò buono. Passo a prenderti alle 9, va bene? Ok, ti aspetto. Dario. Dimmi. Mettiti una cravatta. Ok, ciao. Commissario Feri! Dario! Aspetta. Che ci fai qui? Manin è morto. Lo hanno ucciso. Non sapevo dove andare. Ti prego, aiutami. Sali. Grazie. Ok. Continua pure a parlare. Io intanto mi cambio che ho fatto tardi. Tu era boxer? Di tanto tempo fa. Che stavi dicendo? Che io ho paura che la polizia mi vuole interrogare.